Celebration con Serena Rossi e Neri Marco Re verso la chiusura. Serena Rossi e Neri Marco Re, Celebration chiude sabato prossimo. I due attori Serena Rossi e Neri Marco Re torneranno questa sera, in prima serata su Rai 1 dalle 21:25, nell'auditorium del Foro Italico, con la terza puntata del Varietà Celebration, la penultima prima dell'ultimo appuntamento con la trasmissione sabato prossimo, 4 novembre. La prima puntata era stata dedicata ai re del pop, la seconda a quelli del rock, mentre quella di questa sera sarà incentrata sulle grandi voci e vedremo se in termini di ascolti riuscirà a fare ancora meglio di quella di sabato scorso. La seconda puntata del Varietà musicale, infatti, ha tenuto incollate allo schermo poche decine di migliaia in più di spettatori rispetto alla prima puntata, 2 milioni e 400 mila telespettatori a fronte dei 2 milioni e 373 mila seguaci della prima, con un picco di share che si è però abbassato di qualche decimo, 11,3 rispetto al primo 11,7, continuando però a perdere la sfida contro Tu Si Cu e Vales di Maria De Filippi, condotto dalla showgirl argentina Belén Rodríguez, che ha interessato circa 5 milioni di spettatori, con uno share del 26,8. Tanti saranno gli ospiti di questa terza serata all'insegna della musica. Neri Marco Re e Serena Rossi, ospiti penultima puntata di Celebration. In questa terza puntata di Celebration dedicata alle grandi voci, i due conduttori, gli attori Neri Marco Re e Serena Rossi accoglieranno numerosi ospiti musicali. Torneranno ancora una volta i cantautori Alex Britti e Luca Barbarossa, il cantante Fausto Leali, ma anche l'ex cantante di Amici di Maria De Filippi Antonino Spadaccino. Tra gli ospiti musicali, ancora, troveremo i cantautori Ron e Michele Zarrillo e le cantanti Simona Molinari e Arisa. Per quanto riguarda invece gli altri personaggi che animeranno questa terza serata, troveremo l'ex calciatore della Juventus Alex Del Piero, che emozionerà il pubblico con il racconto delle sue esperienze sui campi da calcio, l'attore Lino Banfi, nonno libero per tutti i fan della serie Un medico in famiglia, e, infine, l'attore e comico Emilio Solfrisi. Le esibizioni verteranno su canzoni sia di artisti nostrani, come quelle del cantautore napoletano Pino Daniele, scomparso nel 2015, dello storico cantautore Domenico Modugno, famoso anche a livello internazionale, e dei cantanti Mina e Adriano Celentano, che insieme avevano pubblicato nel 1998 l'album Mina Celentano, con al suo interno brani come Acqua e Sale, oltre che a hit di cantanti stranieri, come quelle dei cantanti statunitensi Elvis Presley e Frank Sinatra. Appuntamento, quindi, su Rai 1 dalle 21:25.